In occasione dei 30 anni del Merghetti, la Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti dà il benvenuto al giornalista e critico cinematografico Paolo Merghetti, autore e curatore dello storico dizionario dei film. Una conversazione aperta tra passato, presente e futuro, moderata da Alessandro Stellino. Il Merghetti, a 30 anni dalla sua prima uscita, rimane un faro capace di illuminare la storia del cinema, i suoi film e i suoi protagonisti. Quando sono diventato il Merghetti, penso che la cosa che, come dire, mi ha fatto capire qualche cosa è stata quando l'editore ha deciso che poteva intitolarlo il Merghetti. All'inizio era un dizionario dei film che aveva avuto successo, ma continuava a chiamarsi il dizionario dei film a cura di Paolo Merghetti. È vero che però nelle redazioni tra le persone dicevano passami il Merghetti, dammi il Merghetti, cosa dice il Merghetti, e allora, come dire, alla milanese l'editore ha deciso di aggiungerci l'articolo prima e sono diventato il Merghetti. E poi l'altra cosa, ti accorgi che hai fatto un lavoro che ha un minimo di senso, cioè che il Merghetti funziona, quando sono i giovani che ti fermano. A me succede ogni tanto al festival, per esempio, dove si avvicina qualcuno e dice: ah, lei, posso stringerle la mano? Lei è il Merghetti, io sul suo dizionario ho imparato a amare il cinema. E allora capisci che al di là del nome dell'articolo, senza articolo, beh, però qualcosa di buono hai fatto. Quali sono le competenze del critico cinematografico? Beh, diciamo, primo, amare il cinema, perché sennò questo lavoro non si fa. Secondo, pensare che i film sono più importanti dei critici, nel senso che i film vengono prima dei critici. Poi il critico ha diritto di dire che il film è bello o brutto, è il suo mestiere, serve per quello. Ma la cosa fondamentale è che non pensi che lui è più importante. Tutti hanno diritto di dire, di guardare un film e di dire che è bello o brutto, o che gli è suscitato qualche emozione. Anche il critico parte da lì. Però lo scopo del critico dovrebbe essere quello di dare una forma razionale a questi sentimenti che magari uno spettatore vive in maniera un po' confusa, un po' estemporanea. Ecco, il critico deve essere capace di spiegare le cose, ricordandosi che il film è più importante di lui, anche il più brutto film della terra è più importante di lui, che lui è al servizio del cinema. Il Merghetti è un film del cuore, ne ha 150 di film del cuore, nel senso che ci sono dei film che hanno accompagnato certi periodi della mia vita. Quando ero un bambino stravedevo per Cenerentola, quella di Walt Disney, e lo avrò visto almeno 15 volte. Poi, un po' più cresciuto, sono passato a Qualcuno piace caldo, come dire, Marilyn Monroe aveva un certo fascino su di me. Cantando sotto la pioggia, Un uomo tranquillo di John Ford, La morte corre sul fiume di Charles Laughton, Amarcord di Fellini. Penso anche Radio Days e Midnight in Paris di Woody Allen, proprio come film del cuore, di passione. Poi probabilmente ognuno di questi registi ha fatto dei film più belli, può darsi, però questi sono quelli che proprio ho voglia di rivedere quasi ogni sera, e non dico tutte le sere, ma che spesso rivedo. Cosa deve fare uno studente che vuole fare cinema? Da una parte, credere nelle proprie idee, non stare a sentire tante altre persone, impegnarsi perché quelle idee, quell'idea di cinema, quell'idea di modo di rappresentare le cose, trovi una forma concreta. E dall'altra parte, fare in modo che il pubblico sia interessato a quello che uno fa. Ci sono dei film molto belli che vedo, magari di giovani registi, che però sembra che dialoghino soltanto con loro stessi. Avere un rapporto col pubblico, a entrare in comunicazione con lui, magari per stimolarlo, per sorprenderlo, per farlo, come dire, fargli strabuzzare gli occhi, però sapere che un film esiste soltanto se qualcuno lo vede. Non a caso la data di ogni film sul Merghetti non è quando sono stati prodotti, ma quando sono stati proiettati per la prima volta. Un film per vivere ha bisogno di essere visto.